Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, martedì 12 giugno. Allora, oggi tutti quanti i giornali titolano sulla questione ovviamente che riguarda la nave Aquarius che gli porti italiani non hanno voluto accogliere perché il ministro degli interni ha detto che non si poteva accogliere sui porti, nei porti italiani con 626 profughi e che dovrebbe andare, adesso non ho controllato esattamente se andrà, si sta andando, in Spagna dove il Premier Sanchez socialista ha accettato accogliere questa nave. Quali sono gli atteggiamenti dei giornaloni? Noi quello che pensavamo l'abbiamo messo sul nostro sito ieri, nicolaporro.it, quindi se avete voglia, buongiorno ad Alessandro che vedo che si è collegato ora, anche Barbara si è collegata ora. Qual è l'atteggiamento dei giornali nei confronti di questa vicenda? Intanto partiamo da un titolo, forse quello più azzeccato di oggi, azzeccato perché coglie un aspetto che altri giornali hanno colto meno, o meglio lo hanno colto non in prima pagina, cioè quello del giornale: o Italia o niente. Sostanzialmente non vogliono andare in Spagna, questa nave non vuole andare in Spagna ma vuole andare soltanto nei porti italiani, potrà avere delle ragioni, probabilmente perché è più lontana Valencia rispetto a un porto italiano, ma insomma. Quindi la questione interessante che oggi pone in prima pagina il giornale e che gli altri giornali pongono più avanti è che questa nave non avrebbe voluto ieri andare in Spagna. Peraltro ce l'hanno già spiegato ieri a Matrix in radio che questa cosa non voleva venire. Il giornale forse poi esagera nel titolo perché poi mette il ricatto degli immigrati. Non penso che questa sia una questione posta dagli immigrati all'interno della nave che non hanno molta voglia probabilmente di questionare dove andare, ma probabilmente delle ONG che gestiscono quella nave. O Italia o niente, il ricatto degli immigrati. La seconda parte secondo me è un po' forzata, ma i giornali tradizionali hanno nei confronti di questa situazione un atteggiamento diciamo un po' come possiamo dire, ancora non hanno capito che pesci prendere, che posizione avere, se uno il Corriere della Sera che ha un taglio cronachistico, anche se poi dopo vi leggo un pezzo di Cremonesi che è molto interessante. Repubblica continua a essere l'unico vero grande giornale di opposizione, lo dico senza, voglio dire, infingimenti, lo faceva Berlusconi, lo fa ora al governo giallo-verde, era in imbarazzo con Renzi, nel senso che non faceva l'opposizione ma lo fiancheggiava sostanzialmente, mentre Calabresi ha preso una via dritta e maestra contro questo governo. Lo prende in giro Salvini su questa vicenda dicendo che non è aiutato dai paesi che sarebbero alleati di Salvini come Ungheria e Polonia, io aggiungerei anche Austria con il nuovo presidente Kurz. Beh, però c'è il problema che non mi sembra che sia comodo far arrivare una nave da Malta ai porti polacchi o a quelli che non ho ancora capito bene quali sono, ungheresi. Ferrara durissima, tra l'altro Calabresi nota una cosa di cui parleremo tra poco, che si tratta anche, buongiorno Rita, si tratta anche di una sconfitta del Movimento 5 Stelle, poi ne parleremo tra poco. Ferrara, Giuliano Ferrara, durissimo, i porti non si chiudono al soccorso per nessun motivo. La tesi del Foglio la conosciamo, è antisalviniana, antipopulista, ma dice Ferrara abbiamo fatto una figura di merda. Sto parlando di tutti i giornali critici. Adesso però vorrei segnalarvi un pezzo di un giornalone, si fa per dire, nel senso che non è certo un giornale orientato, ma di un pezzo molto interessante di Gervasoni che oggi compare sia sul Mattino sia sul Messaggero. Ormai diciamo che il gruppo caltagirone tra Messaggero, Mattino e Gazzettino ne leggi uno e li capisci tutto, anche se forse hanno qualche dettaglio in più di cronaca locale, il Gazzettino e ovviamente il Mattino locale per i loro territori. Ma cosa scrive Gervasoni di così interessante? Ve lo segnalo. Poi non so se sia giusto o sbagliato, la chiusura dei porti la chiese anche Minniti e non la ottenne perché Gentiloni glielo impedì. Questo ricorda Gervasoni, che come se rispondesse a Ferrara ma a tanti critici. In più dice la chiusura dei porti l'hanno già operata Francia e Spagna nel passato e poi dice Prodi nel 1997 fece un blocco navale contro gli albanesi, contro l'invasione degli albanesi. Gervasoni poi sostiene che le ONG sono come i pirati del Seicento. Insomma, questo è il moderato professore della LUISS Gervasoni sul Messaggero. Non mi sento molto in colpa nel pensarla come lui, ecco, fatemelo dire, ed essere diciamo considerato uno di quelli che è populisti. Giuliano Ferrara ormai bigotto fino al midollo, ce ne vuole per arrivare al suo midollo, ma insomma adesso non prendiamo
in giro per favore Giuliano Ferrara, che è un mio amico, penso che scriva e abbia diritto di scrivere tutto quello che vuole, anche queste cose che io non condivido affatto. Quindi questo è l'atteggiamento dei giornali. In più, ovviamente, i giornali ricordano come ci sia all'interno del Movimento 5 Stelle una specie di diatriba, perché Nogarin, il sindaco di Livorno, li voleva accogliere come tanti altri sindaci. Ma questo un po' si riflette, sostiene qualcuno, e lo sostiene anzi forse Travaglio, nei risultati delle amministrative, che comunque rappresentano 7 milioni di italiani che hanno votato. La tabellina più bella l'ha fatta appunto il gruppo Caltagirone, perché 4 sindaci sono andati al centrodestra, 2 al centrosinistra e nessun sindaco al Movimento 5 Stelle, stiamo parlando del primo turno. Al secondo, al ballottaggio sono andati 13 per il centrodestra, 9 per il centrosinistra e 3 al Movimento 5 Stelle. Sostanzialmente quindi è stata una grande affermazione del centrodestra, alcuni sostengono trainati dalla Lega. Tajani si aggrappa con le unghie e con i denti, viene intervistato da un paio di giornali oggi, presidente del Parlamento Europeo in piena campagna elettorale, si aggrappa con le unghie e con i denti sostenendo che Forza Italia, a differenza della Lega, è un partito nazionale, mentre la Lega è molto locale. Forse converrebbe che guardasse un pochino meglio i numeri, glielo dico a lui, soprattutto in consiglio di quello che il giornale ha considerato essere il nuovo partito di Berlusconi, che si chiamerà l'Altra Italia. Travaglio, il Corriere della Sera, poi sostiene un'altra cosa che vi segnalo, e cioè che l'assenteismo ha riguardato metà dei voti del Movimento 5 Stelle, cioè quelli del 5 Stelle non sono andati a votare. Travaglio, lo stellone del Movimento 5 Stelle, dice attenzione, speriamo che non sia come è stato per Renzi le europee, che arrivò al 40% le elezioni per il Movimento 5 Stelle del 4 marzo. Si capisce che da buon tifoso del Movimento 5 Stelle, di Di Maio, della Lega, di Casaleggio, scusami, non della Lega, di Casaleggio e compagnia cantante, Travaglio sia preoccupato che facciano la stessa fine rapida del Movimento 5 Stelle, del Movimento di Renzi, e dice Salvini è un gattopardo, non vi fidate, vi sta mangiando i voti, e dice, e il consiglio che sta dando Travaglio al governo è: Di Maio, sbrigati a fare le cose contro la corruzione, per le intercettazioni, le prescrizioni, tutte ste minchiate qua giustizialiste che sono la parte peggiore di questo governo, che ovviamente Travaglio consiglia a Di Maio di fare il prima possibile, e così, se questo dovesse avvenire, mi sembra abbastanza chiaro che il governo avrà vita breve. Comunque sia, ricordatevi che c'è in Europa, ci sono le elezioni europee a maggio dell'anno prossimo, e anche lì sarà una bella prova, perché se dovesse la Lega salire molto e il Movimento 5 Stelle non affermarsi quanto alle 4 marzo, qualche equilibrio all'interno del governo potrebbe cambiare, perché come nota oggi Travaglio, i ministri di peso sono del Movimento 5 Stelle. Toninelli, uno dei ministri di peso che ieri ha contribuito alla chiusura dei porti in quanto ministro delle infrastrutture, è intervistato oggi al Corriere della Sera. L'ultima domanda è quella fondamentale e riguarda la TAV. Sentite cosa dice Tenelli, che afferma che se è inutile un'analisi dei costi e benefici, ci dica perché. Perché lui ha chiesto che si rifaccia un'analisi costi e benefici sulle diverse opere pubbliche fondamentali, le TAV. La risposta è molto semplice, caro Toninelli, che le analisi costi e benefici sono state fatte almeno 100 volte nelle opere pubbliche di cui tu sta parlando. Era obbligatorio farle. Sono state fatte ricerche, sono stati fatti sondaggi, sono stati fatti come si dice, opere per aiutare le popolazioni che vengono infastidite da queste opere pubbliche. Non è che è l'epoca zero, no? Come la rivoluzione francese o come la nascita di Cristo, l'arrivo di questo governo giallo-verde. C'è stato qualcosa prima del governo giallo-verde, e non è che vale che tutto quello che è stato prima fa schifo e quindi è per quello che non vi comportate bene. Sono state fatte delle analisi costi-benefici approfondite con gli stessi tecnici che probabilmente riutilizzerete voi. Fantastico, mi sono divertito moltissimo a leggere Tempo e Messaggero, che fanno vedere la debacle, insomma, del Movimento 5 Stelle a Roma, che adesso non è che può tanto dire sempre colpa degli altri. Sono passati 2 anni e se in quei municipi perde il 20%, che cosa si inventa la Raggi? Non può dire più che è colpa di Marino, e sapete chi fa fuori? Fa fuori la dirigente che si occupa del verde. Insomma, dice la Montanari, che è quella che si era inventato le pecore che devono brucare per pulire i prati, non si può fare perché è troppo amica di Grillo, quell'altro è troppo amico di Casaleggio, quell'altro è, quindi che fanno fuori? Il dirigente. Ultima cosa che mi interessava notare, ieri la borsa ha fatto il 3,5% e nessuno se ne accorge quando un lunedì la borsa fa il 3,5%, se perde il 2% diventa un disastro, se guadagna il 3,5% è enorme, quando perdono le borse bruciati 20 miliardi, ieri sono stati guadagnati probabilmente
decine di miliardi in borsa. Allora, cosa voglio dire? Non sto facendo uno spot al governo, sto parlando di noi giornalisti. Quando le cose, le notizie sono ovviamente negative dal punto di vista finanziario, diventa un disastro. Quando la borsa guadagna il 3% è una notizia del Sole 24 Ore, anche approfondita, e comunque la mette in riferimento all'intervista fatta da Fubini domenica su Corriere della Sera a Tria, ministro dell'economia, che sostanzialmente sembrava l'intervista di Monti, di Padoan, non so, di Padoa-Schioppa. Nulla cambierà, dice, rispetto alla politica economica degli ultimi anni. Bene, io direi che per oggi è tutto, vi do appuntamento come sempre al sito nicolaporro.it, questa sera 105 Matrix alle 19, noi ci vediamo domani sera con Matrix. Se vi piace questo video, condividetelo. Ciao!